Biblioteca Virgilio Brocchi. Forse non tutti sanno chi è Nervi. Incontri 2018-2019. Nervi, la Marinella, a cura di Renato Della Casa e Franca Franchi. La fotografia a sinistra riporta il ritratto dei fratelli Lucas e Cornelius de Weil, ripreso da un dipinto di Antoine van Dyck. Cornelius, nato ad Anversa nel 1592 e morto a Roma nel 1667, è stato un pittore fiammingo. Si trasferì assieme al fratello Lucas, apprezzato pittore di marine, dalla città natale a Genova nel 1619, soggiornandovi, tranne che per brevi periodi, la maggior parte della vita. A destra, opera di Cornelius, è la veduta più antica di Nervi, risalente al 1637, conservata nell'archivio del Duca d'Aosta. All'inizio c'era un piccolo sentiero che si inerpicava tra gli scogli di Nervi, scavato nella roccia, senza nessuna protezione dal lato mare. Poi il sentiero fu allargato e nel 1884 vennero messe delle ringhiere lungo parecchi tratti della strada della Marina. Ai primi del Novecento non c'era ancora il bar di legno che poi avrebbe lasciato il posto alla Marinella. C'erano i trogoli, i tregi. Due donne stanno lavando i panni che poi stendono sopra gli scogli al sole, bagnandoli più volte per renderli bianchissimi. Il tunnel che portava all'interno verso il paese era piuttosto stretto, i parchi erano ancora terreno privato e la casetta che si scorge sotto la stazione ferroviaria era il piccolo bar Miramare, oggi trasformato nel locale Signor de Bonfim, proprio sopra il famoso scalo dove quasi tutti i bambini nerviesi hanno imparato a nuotare. Sullo sfondo un bellissimo Monte Moro, non ancora assediato dalle costruzioni in cemento. Interpretare una fotografia non è facile. In questa sembra che la donna inginocchiata stia cercando di vendere dei lavori a maglia e dei pizzi. La signora seduta forse sta tentando di convincere il marito a comprare un indumento, magari una giacchina di lana da mettere a letto. E lui, povero uomo, cosa può fare? Gli hanno persino messo della biancheria sulle ginocchia. Probabilmente, per la sua tranquillità, accetterà di acquistarla. Tanto più che ha tre donne intorno, perché anche quella appoggiata alla ringhiera è interessata alla vendita e probabilmente quel curioso contenitore che tiene in mano serve per portare in giro i loro lavori. Là in fondo non c'è ancora lo chalet che più tardi verrà sostituito dalla marinella. Adesso ci sono diversi casotti di legno per la vendita di cartoline e altri articoli per i turisti e il sole è tutto per loro. Sotto la stazione ferroviaria si vede il tetto del caffè Miramare di Ernesto Massa, detto UPC. Le fotografie riportano alcune vedute dalla passeggiata a mare agli inizi del Novecento. Si può notare che la prima marinella non esiste ancora. Nelle fotografie appare una piccola costruzione in legno, adibita alla vendita di souvenir per i passanti. Nel secondo decennio del 1900, probabilmente nel 1913, proprio sopra dove c'erano i trogoli, venne costruito un piccolo Kursaal, così si definiva, con struttura lavorata in ferro e grandi finestre arabescate, che riecheggiavano l'atmosfera della Belle Époque.
Qui si vede il locale ingrandito, le vetrate sui lati non più tre, bensì sette. Si offrivano pranzi a tutte le ore, spettacoli d'arte varia, danze esotiche, attrazioni e curiosità, ed era frequentatissimo dagli ospiti stranieri a Nervi. Maestoso lo scoglio prima del locale, lato ponente, detto lo scoglio dell'elefante. La costruzione in legno vista da Levante nei pressi della Torre Groppallo, dove si trovava il famoso fotografo Ciotti. Si vedono ancora le panchine con lo schienale fisso. Tuttavia, nel 1933 sono state sostituite con quelle che l'avevano mobile e che permetteva di sedersi da entrambi i lati, con grande divertimento dei bambini che lo spostavano continuamente. Questa bambina col suo papà, con la frangetta, il vestitino a balze bianco e giallo e le scarpette di vernice nera col cinturino, non aveva ancora 5 anni e oggi è ancora qui per raccontarvi della Marinella. La trasformazione in muratura di quella che sarebbe poi diventata la Marinella avvenne nel 1934. Oblò, grandi vetrate, parapetti dalle balconate e l'albero maestro alla sua sommità. Virgilio Brocchi scrive di un edificio che simula le sovrastrutture di una nave di cemento armato. I cittadini potevano ancora girarvi intorno, godendo di un incomparabile panorama sul mare. La foto a destra rappresenta la Marinella vista da Levante. Sullo sfondo il grande terrazzo davanti alla Madonnina dei Marinai e l'albergo Miramare. L'ampio salone centrale della Marinella, che si affacciava sul mare in uno spazio a emiciclo, utilizzato come sala da ballo. Sopra di esso un vasto lucernario circolare a guisa di lampadario. Una scala con una sinuosa balaustra conduceva ai sovrastanti terrazzi pontili. Il locale era classificato come caffè, bar, sala da tè, night club, dancing. Era magnifico ballare sul suo terrazzo, anche se ogni tanto il passaggio di un treno non ti faceva sentire la musica. Le foto rappresentano molteplici vedute della Marinella negli anni a cavallo dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Purtroppo, alla fine degli anni 1950, la Marinella venne alzata di un piano, costruendovi delle camere, belle senz'altro per chi vi alloggiava, ma stravolgendo la primitiva architettura. Osservata dalla scogliera, la sua mole invasiva non convinse mai i nerviesi e, siccome le disgrazie non arrivano mai sole, venne chiuso anche il passaggio dei cittadini lungo il terrazzo sul mare. Leggiamo cosa dice Virgilio Brocchi in merito all'innalzamento della Marinella nel suo libro Care ombre della mia nostalgia del 1959, nel capitolo Amore di Nervi, ieri, oggi, domani, forse. La Marinella era una specie di capanna, una baracchetta di legno, dipinta non senza qualche leggiadria, sorta da poco a servire da caffè, quasi di fronte al viadotto della stazione, proprio sull'orlo della scogliera. Avrei preferito che non ci fosse, ma era talmente piccola e così poco ingombrante che non toglieva la vista a quel tratto di mare, perciò molto fastidio non dava, anche perché pareva provvisoria come un paravento dimenticato in un salotto. Difatti, non so come né perché, d'improvviso sparì. Ma, ahimè, per quanto si facesse, non fu possibile impedire che poco più in là, verso oriente, fosse costruita un'altra grossa, orrenda marinella di cemento armato,
che vuol figurare una nave, o meglio, le sovrastrutture ad una nave arenate sulla scogliera. E tanto più offende perché sorge a breve distanza dall'antico torrione di vedetta antisaracena. Ma non voglio dire altro per non far dispiacere all'amico Capurro, il quale, sì, l'ha innalzata di un piano rubando alla vista un più largo spazio di mare, ma non ha colpa di aver ideato e costruito questo strambo edificio. Anzi, ha il vanto di averlo ripulito anche moralmente, e ce n'era bisogno. Dopo la prima grave deturpazione della passeggiata a mare, non passò anno, forse non passò mese, che gli amici di Nervi non trepidassero per la paura di nuove offese all'integrità e alla bellezza della scogliera, minacciata dal piccone, dalla costruzione di nuovi piccoli stabilimenti di bagni e dall'ampliamento dei vecchi. La terza disgrazia fu che uno dei nuovi gestori, secondo voce di corridoio, pensò di abbattere il grande scoglio che si trovava ad ovest del locale, con l'intenzione di creare un passaggio verso il mare per i suoi clienti. E così cominciarono ad apparire dei buchi alla sua base, con l'evidente scopo di usare poi dell'esplosivo. Ma poco dopo tutto si fermò. Non so se per la morte del gestore o perché intervenne il demanio che gli proibì di proseguire nel suo intento criminale. Così il grande scoglio che era lì dalla notte dei tempi a far da sentinella alla costa nerviese continuò ad esistere, ma dopo circa 40 anni, indebolito alla sua base da infiltrazioni d'acqua e terriccio, un brutto giorno crollò. Era il 28 aprile 2009. Morì da solo, evidentemente di notte al buio. Qualcuno vide i suoi enormi pezzi di mattina presto che giacevano in un punto della scogliera da dove non scorgevano più il mare. Lo scoglio dell'elefante, così qualcuno lo chiamava, non c'era più. Che tristezza per i nerviesi. Speriamo che durante le forti mareggiate qualche struzzo d'onda possa ancora raggiungerlo e dargli conforto. Le fotografie fanno vedere la Marinella nel presepe della confraternita della Santa Vergine del Rosario, allestito nell'oratorio in via la Chiesa Plebana Nervi nel 2007, sul tema della passeggiata a mare. La Marinella ha poi iniziato una progressiva decadenza. Vi furono ripetute aperture e successive chiusure. Ci fu un periodo di calma, ma adesso, dalla fine del 2012, è chiusa, in seguito al fallimento della società che la gestiva. Ormai la struttura è in una decadenza totale, con i muri che si sgretolano per le piogge e il salino, i colori spenti, le parti metalliche arrugginite. Oggi sembra una vecchia, brutta scatola di latta. Una nave incagliata sulla scogliera, pronta per essere demolita. Le fa compagnia qualche pescatore che spera di prendere qualcosa lanciando la sua lenza dalla terrazza, o dei clochard che recentemente sono stati trovati a soggiornarvi. Per loro un soggiorno da nababbi, per noi un grande squallore. Maurizio Maggiani, nel suo libro Mi sono persa a Genova del 2007, ne parlava come un punto di riferimento. So che la Marinella non può esserci in nessun'altra parte del mondo. È stravagante, è immortale, è futurista, moderna, è genovese più del rugby, più o meno quanto la lanterna. Speriamo bene per la lanterna. Passano alcuni anni tra lungaggini burocratiche e bandi andati deserti, finché si giunge verso la fine del 2017, quando arriva l'approvazione della sovrintendenza al progetto di una cordata di imprenditori per la riqualificazione del nuovo hotel La Marinella. È previsto un ristorante al piano terra, un albergo a 4 stelle al primo piano con 6 camere e 3 suite, una spa di lusso al piano inferiore ed in basso, sulla scogliera, un solarium,
e un molo d'attracco per piccoli natanti. Saranno rifatte le balconate affinché possano essere utilizzate anche d'inverno. L'accesso diretto al mare avverrà tramite ascensori e dal largo verranno poste alcune boe d'ormeggio per i diportisti. Con un ritardo di circa un anno, ad ottobre 2018, viene aperto il cantiere con la realizzazione delle impalcature intorno alla struttura del manufatto. Entro la primavera del 2020 è prevista l'inaugurazione del nuovo hotel. Nella notte tra il 29 e il 30 ottobre 2018, una mareggiata eccezionale, con onde alte come non si vedevano da qualche decennio, reca ulteriori gravi danni alla struttura della marinella, in particolare demolendo una parte della terrazza e gli adiacenti vetrate. I tecnici del Comune di Genova e della Sovrintendenza vengono coinvolti per verificare se dopo la mareggiata la staticità dell'edificio è stata meno compromessa. Vengono quantificati i danni che ammontano ad 1 milione di euro. Resta da definire chi dovrà riparare il tratto di passeggiata a mare crollato proprio davanti all'ingresso del vecchio hotel. E già si profila un contenzioso di lunga durata tra i nuovi proprietari, il comune e il demanio, per stabilire competenze e spese. Gli imprenditori manifestano comunque la volontà di eseguire i lavori e portare a termine ciò che si erano impegnati a fare con l'obiettivo fissato al 2020. È da comprendere altresì se i danni subiti dalla marinella potranno essere compresi tra quelli per i quali richiedere risarcimento nell'ambito del decreto di emergenza per Genova e la Liguria. Il tema è complesso e per i nerviesi non resta, come al solito, che aspettare gli eventi, fiduciosi di ricevere prima o poi una buona notizia.